Odierebbe a tornare un'umana desueta. Topi e conigli non sfamano più. Tundra glaciale è meglio emigrare. Rumori e bisbiglia arrivano da giù. È ora di correre, occorre cercare. Bestia indifesa, a fatica ci credeva. Tale scena non era ciò che si attendeva. Morte, ira, inganni, fame nella giungla urbana. Sorte nemica, danni in grane. Forse era meglio restare in tana. Il genere umano sia più equilibrato di altri. Io che di umano ben poco, sia chiaro, noto più bassi che alti. Cuori scuciti dopo gli strappi, rattoppati da falsi sarti, ragazzi vietato distrarsi. Sarebbe da pazzi fidarsi. Si dice che in genere il genere umano sia più equilibrato di altri. Io che di umano ben poco, sia chiaro, noto più bassi che alti. Cuori scuciti dopo gli strappi, rattoppati da falsi sarti, ragazzi vietato distrarsi. Sarebbe da pazzi fidarsi. La volpe ha diversi colori, rosso, argento, s'adatta a diverse stagioni. Torrido vento, orrido bello, l'amaro e l'ignaro l'ignora ridendo, evitando il branco, perché una squadra va spesso allo sbando. Che manco la fama di quattro equivale a quanto vi ama un cane soltanto. Se volare le vede, lesta a terra si getta, si finge, esca le prede, poi si desta e le azzana la testa. Covo di spiriti, poco indicato per gli omidi. Si tortura, si stupra, si abusa, di Fox vi ruba, l'ultimo grappolo d'uva. L'ultimo grappolo d'uva. Ogni viaggio ha un messaggio, sarà folle, sarà saggio. Non importa che quella notte la povera volpe alla fine sia morta. Se la gente nel tuo ambiente se ne fotte quasi sempre, la speranza è che in sto male di niente chi è più astuto risorga. Sia più equilibrato di altri. Io che di umano ben poco, sia chiaro, noto più bassi che alti. Cuori scuciti dopo gli strappi, rattoppati da falsi sarti, ragazzi vietato distrarsi. Non c'era da fidarsi. C'eravamo tutti quella sera al Caffè del Progresso. Già, c'era il Lynch, Rackno, il Grimm, Etanolo, Ivan e c'ero io. Fu proprio quella sera che, mentre si era intenti ad organizzare una serata al Lab, se non sbaglio, io ebbi la conferma: sarei diventato un rapper. Loro mi consigliarono diverse canzoni e qualche album da ascoltare, così per formarmi. Seguii i consigli, entusiasta. Avevo deciso. Era un autunno del 2012. Mi sarebbe piaciuto unirmi alla crew delle teste di fumo, la TDF, dove c'erano tutti i miei amici, ma si era appena sciolta. Succede, amici fraterni insieme da una vita che scazzano all'improvviso e tutto si distrugge. Qualcuno però iniziava a stuzzicarmi. Prova, scrivi, lanciati. Così mi sono lanciato. I primi testi scritti, i primi beats scaricati da YouTube, ovviamente, i primi scarsissimi tentativi di andare a tempo e di trovare un flow accettabile. Da quel che sapevo del concetto di pop ero convinto di essere entrato in un mondo di collaborazione e integrazione, in un mondo figo. Non in un mondo di sfide, di gare a chi si insulta di più o a chi fa più visual sui propri cazzo di video. Credevo che ai concerti ci fosse del supporto, quantomeno tra noi rappers, non che si passasse più tempo fuori a fumarsi le canne che sotto il palco ad ascoltare e ad ascoltarsi. E credevo che ci si salutasse senza problemi dal vivo dopo aver linkato la propria canzone nella chat di Facebook. Credevo anche che i rappers fossero ragazzi o ragazze con qualcosa da raccontare, da trasmettere. Non dei figli di papà con jeans attillati e risvoltini capaci solo di ostentare le proprie firme, le scopate fatte, la coca pippata e le mazzette in tasca. Ma tant'è. Per esempio fare un lavoro di merda e alzarsi la mattina presto, fare tardi lunedì sera in sala prove, risparmiare sulle vacanze o sulle scarpe fighe per potersi pagare le registrazioni in studio e magari qualche CD. Incontrarsi per strada a fare freestyle, due tag o due passi di break, ascoltare e commentare i propri pezzi a vicenda. Tenersi la serata libera e magari pagare 5 euro di ingresso per andare a sentire il live di un tuo amico che te lo chiede. Questo credevo fosse hip hop. Sapere che chi ha collaborato con te condivida e supporti un minimo il tuo lavoro spontaneamente. Cose così. Non mi sbagliavo. Semplicemente non ero ancora al corrente di come persino una cultura così importante fosse ormai diventata materia di consumo e di pubblicità. E di quanta ignoranza albergasse nella testa delle nuove generazioni. Non disdegno chi sfrutta questo trend, anzi, ma me ne dissocio. Non riesco a fingere. Non su questo. Non adesso. Ormai, in qualsiasi campo, la percentuale di bassezza culturale prevale sulla percentuale positiva. È la prassi, si sa. Basta non arrendersi e portare avanti le proprie idee fino alla fine. Se penso che gli stessi che mi hanno spinto e stimolato a fare il rap oggi non sanno nemmeno un titolo di una mia canzone, dovrei smettere ora. E invece non siamo nemmeno all'inizio.